poetessa residente presso il nostro Ateneo. Un'esperienza molto bella, ringrazio Giancarlo che ha avuto questa idea, che è piaciuta molto ai nostri studenti, ci sono stati degli incontri molto ricchi e molto stimolanti, e è anche un'esperienza che ripeteremo nei prossimi anni. Ogni anno avremo per una settimana nel nostro Ateneo un poeta, e questo è un modo anche per veicolare un modo diverso di rapportarsi con la poesia, che può sembrare un genere superato, ma nella realtà dei fatti non è così, anzi diventa una riscoperta di grandi autori, ma anche di un nuovo modo anche di interpretare la poesia nei giorni nostri. E devo dire un aspetto che è piaciuto molto ai nostri dottorandi, ai nostri studenti, ai nostri ricercatori, è stata anche questa capacità della poetessa di poter interpretare sia la poesia contemporanea che anche la poesia classica, perché è stata una grande traduttrice di grandi poeti classici, e questo è stato anche questo un argomento di particolare interesse. Io non voglio prendere più tempo, ma voglio semplicemente ricordare che una cosa che faremo un po' il prossimo anno e che ci auguriamo possa funzionare, e come abbiamo già fatto con le esperienze con Dante e con Leopardi, di portare questa esperienza anche nelle scuole, perché abbiamo visto che la risposta da parte degli studenti, ma anche dei nostri colleghi docenti che operano nelle scuole, è una risposta di grande entusiasmo, e quindi avremo oltre che un poeta residente nella Federico II, avremo anche un poeta vagante nelle scuole che stanno intorno alla Federico II, e questo è il programma del prossimo anno. Grazie, e do la parola alla poetessa. Sono un po' emozionata, consentitemelo. E pensando a questa serata, questo incontro, io vorrei dire una cosa: quanto è potente la potenza dei nomi, la potenza dei luoghi. Ecco, solo il nome, l'Orto Botanico di Napoli, dove avevo capito che sarebbe avvenuto l'incontro per questa serata, ha scatenato immediatamente, e dico scatenato in senso letterale, che toglie le catene, cioè ha liberato una minimaglia di micro eventi, gesti, colori, sapori, emozioni, insomma, che risalivano a una epoca molto lontana, che è quella della mia infanzia. E questa minimaglia di micro eventi se ne stavano al sicuro da qualche parte della mente, io direi, altri direbbe del cuore. Ecco, io sono nata nei pressi di un orto botanico a Messina, l'Orto Botanico di Messina. E questo orto botanico, le alte mura, gli alti muri, io li ho costeggiati a 3 anni nel 40 da sola, tenendo in mano un panierino, un cestino con
le castagne bollite che mi piacevano tanto. Ero scappata dal convento di Santa Brigida, dove poco prima mi aveva accompagnato per la prima volta, e lì lasciata Maria, la mia sorella maggiore. Io mi sono ritrovata lì in esilio, lontana. Dice: ma quale esilio? Mi sono trovata lontana dalla strada dove io stavo crescendo, e nello stesso tempo ero atterrita da queste vesti svolazzanti delle monacelle. In un battibaleno mi precipito verso le scale, a precipizio mi trovo sulla strada, costeggio la, appunto, mi trovo dietro l'orto botanico, lo costeggio, giro a destra e su per la strada che è la continuazione della Tommaso Cannizzaro, per chi per caso conoscesse la strada e l'orto botanico, e mi ritrovo sulla porta di casa. Naturalmente le porte stavano aperte, e mi accoglie un urlo di paura. Io sono arrivata come in trance, evidentemente, è un ricordo nitido questo, e la paura forse, ma anche di scampato pericolo, perché è chiaro, insomma, non c'erano le macchine, però, e nello stesso tempo credo che fosse un urlo di incredulità. Insomma, fatto è che io a Santa Brigida non mi riportarono né il giorno appresso né più mai. E del resto, ho detto le castagne bollite, quindi è proprio ottobre del 40, e di lì a poco siamo scappati. Sono scappata, scappai, ormai in remoto, non da sola questa volta, ma con tutta la famiglia, da una città in macerie, perché i bombardamenti lì non sono stati solo nel 43, a Tappeto sono cominciati subito. E naturalmente dopo che è scoppiata la guerra, non il giorno appresso, ma insomma ottobre già si poteva ancora vivere. Siamo andati sfollati, come si diceva allora, questa parola che nasce con la guerra, perché nelle parole c'è la storia nostra, degli umani e anche delle persone non umane, perché se andiamo a cercare parole che indicano il cavallo e altro, o certe particolarità, ci danno la storia. Ecco, vorrei leggere questa poesia, che è l'unica che è nella lingua materna, quella lingua che io parlavo allora e nella quale ho vissuto quelle emozioni, che viene molto abbastanza lontana anche questa nel tempo. È l'unica esperienza di poesia in dialetto. A un vanno correnno, voglio dire due cose, perché ci intendiamo, c'è una coinè, anche se poi le forme, la pronuncia, la dizione, insomma, è diversa. Comunque il messinese, il siciliano, il napoletano è la coinè del regno delle due Sicilie. Ci sono piccole differenze, ma si leggono. Acedri sono gli uccelli, ingrisi sono gli inglesi, che loro dicono in un altro modo, e poi itita sono le dita, e picciridit sono i bambini piccoli piccoli. E per maggiore chiarezza, perché la leggo solo nel suo essere. A un vanno correnno staceggi di ghiummo e dell'anna, sbattendo l'alento scritto di una patria all'aucia, ghiummo scin d'ucelo, ucelo è di ghiummo e spara scheggi, e io tutta scantata m'ammuccio sotto all'anc di memaci, quando i vici un coppo si spaccono e a credenza cade con tutti i piatti e un osso manciare.
un orso d'otturi si sentia più sicuro o ricovero i Santa Matta e finì scacciato sotto i piedi da gente che corria e non capia più niente quando i neri aceggi d'ingrisi americani cacavano bumme sopra i casi di cristiani che non avevano pane per mangiare, acqua per vivere, occhi per ciancere, a contare i cosi e niente. Se non ci fossero gli auge bumme, gli auge piccere dritte, senza occhi e senza irita. E io, manco ora che saccio parlare, rinescio a dire bombardamento. Dunque l'orto botanico come luogo di attrazione, luogo di scoperta, io spiavo, tenendo la testa piccola appunto, tra le inferriate, osservavo, forse contemplavo, e mi è capitato anche negli ultimi anni da adulta, ritornando a Messina e costeggiando, di raccogliere piccoli frutti che sul marciapiede al di qua del muro cadevano dagli altissimi alberi, piccoli frutti in forma di trottoline, stropicciate nella mano mandano un profumo asprigno, e io ci giocavo, era una piccola trottola, giocavamo noi bambini. Del resto la mia è una generazione senza giocattoli, però anche questa, le grandi risorse dei bambini, degli infanti, un fil di ferro, una scheggia di bombe, sì, perché andavamo poi dopo i bombardamenti a raccogliere le schegge per la patria, un pezzetto di spago diventava un giocattolo, no, diventava un gioco con cui fare un giocattolo, e si facevano anche dei giochi che qualche volta erano pericolosi, dico per quelli che sono stati fortunati, che hanno tutte le mani, eccetera. Per esempio con il piombo c'è un rito, non so se c'era anche qui, per la notte, per il giorno di San Giovanni, il piombo che si faceva fondere. Sì, mi dicono, ah beh, su, la nostra tradizione culturale, il legame della coinè, no? Che è anche antropologico, si faceva fondere il piombo e i ragazzini imitano gli adulti, e allora con una boatta, in una boatta si mette questa cosa, io ero la più piccola e quindi stavo un po' lontano, non partivo, la boatta, no? Quella del pomodoro. E si faceva un focherello sulla strada, lì, insomma, io ho vissuto all'aperto sulla strada finché sono stato in città. Dopodiché, nell'acqua fredda, prenderlo, io non so come, io ho i segni perché una goccia mi è arrivata sul dorso della mano. Dopodiché, nell'acqua fredda, per una legge fisica, il piombo si cristallizza, e lì per me è stata la scoperta della scultura che nasce da sé. E venivano delle forme straordinarie, poi chi vedeva un cavallo, chi vedeva un uccello, e questa cosa della grande fantasia, quindi anche un pezzo, un piccolo pezzo di piombo diventava un gioco, un giocattolo e poi un gioco con cui attraversare altri paesaggi che sono della fantasia e della mente. E dopo il ritorno in città che avviene nel 44,
per noi dopo la guerra, per me, per i siciliani generalmente, l'arrivo degli americani segna già la fine della guerra, dei bombardamenti comunque, perché è legato, e siamo stati fortunati rispetto al nord. E dunque, ritornando in città, frequento già la seconda elementare, vado sulla Tommaso Cannizzaro, ritornando dalla scuola per andare a casa, e mi fermavo al cancelletto dell'orto botanico, al ritorno naturalmente, dicevo, e lì guardavo, e allora la custode, intenerita probabilmente, anzi sicuramente, da tanta curiosità, mi invitò a entrare, me lo ricordo, il piccolo cancelletto che non c'è più adesso, e io sono entrata, ma fermandomi ai margini, anche perché non potevo stare molto, dovevo tornare a casa, un bambino non tornava, una bambina poi, insomma, e guardavo e cominciavo a guardare lì, sempre restando ai margini, ho scoperto questi calici bellissimi, grandi calici in stile Liberty, che sono i fiori di datura, rigorosamente bianchi, adesso se ne trovano tutti i colori. Lì ho visto per la prima volta, sempre restando ai margini e guardando da lontano gli alti e centenari alberi, ho visto per esempio una grande fioritura di acapanto, questa fioritura rigogliosa che era proprio a palla, no? E soltanto dopo mi sono inoltrata in più avanti, andando negli anni, mi sono inoltrata tra questi alberi centenari sopravvissuti ai bombardamenti, e alberi centenari specie rare per me, avevano leggevo, no? Quindi c'era scritto Cina, Africa, e per me erano viaggi nominali, perché non sapevo l'Africa, la Cina, dov'era, cos'era. La mia terra era Monforte, Messina, la costa calabra che vedevo dalla città. Là, questa rigogliosa fioritura, poi mi è capitata di vedere con lo stesso stupore, la stessa gioia, negli anni Ottanta nell'orto botanico di Casablanca. E allora è entrato in un poemetto che è proprio di quegli anni. Leggera sull'alto Atlante, tanto leggera che barcollo, e amo barcollare in prossimità di rivoli gelati dove bagno la punta delle dita e mi scotto e rincalzo il mio nulla e guardo e non mi stanco, ma la resina è satura e non ci vedo, e vedo scisti colore della neve ripassandomi le poche e identiche immagini che s'accavallano e non sono niente, e sono tutto nel vasto e svagato altipiano, ma nelle polpette c'è troppo zafferano contro la malinconia, mio azzurro e acerbo acapanto africano. Ecco, allora l'occhio che aveva imparato a contemplare attraverso le inferriate, che poi vivendo da sfollata in campagna si è allenato a guardare, e Monforte, e questa, che cos'era, come l'ho vissuto. È freddissimo l'inverno del 44 e a Monforte nevica, e non abbiamo scarpe, e lei ci tiene al riparo nella sua casa di ragazza, attorno al braciere acceso, i piedi infilati nei calzerotti pelosi che sferruzza con la lana cardata dei materassi, con i geloni alle dita delle mani ci fa giocare a fare il pane e la balutta,
le lasagne, acqua e farina o i maccheroni col ferruzzo che condisce con il sugo di cotiche di porco. Capivo e non capivo la sua lezione, mai dipendere mai da nessuno e svezzarsi presto e allenarsi, perché dal cielo arriva grandine, ma se qualcosa di buono arriva, ringraziare e non scordare. E io nella cenere calda gettavo sgranati chicchi di spannocchia che si aprono in corolle bianco oro, e nell'insalata di arance e limoni a scarse gocce d'olio aggiungevo cucchiai d'aceto e tanto sale e menta, e il pane duro più s'ammolla e si insapora. C'erano due parole, baludda, che era una pagnottella di farina di Gran Turco che si metteva nel forno dopo che si tirava le poche forme di pane che si riuscivano a fare ottenendo riuscendo a recuperare quel po' di farina. E poi c'è la spannocchia, che è la pannocchia di Gran Turco. Noi bambini al braciere facevamo i cornflakes, gettavamo nel braciere, non infuocato naturalmente quando la cena lo copre, sta caldo, i chicchi di Gran Turco e li mangiavamo. Insomma, questo come nel bisogno, nelle ristrettezze, la grande fantasia, che è una forma di resistenza a tutte le mancanze, a tutte le offese, una risorsa grande che serve a resistere nella vita e che i bambini hanno istintivamente, naturalmente. Monforte però, rispetto a Messina, è stato il paradiso in terra. Non c'erano più bombardamenti, non c'era più la guerra, non c'erano le case distrutte, non c'erano le macerie, non c'erano le case che prendevano fuoco dopo i bombardamenti, le scintille, le cose. Non c'erano i ponti saltati. Dice, ma Messina è diventata Venezia. No, non è Venezia, non è mai stata Venezia. Però era una città solcata tutta dai peloritani, dai torrenti che scendevano dai peloritani al mare. E quindi c'erano i ponti che collegavano, perché erano torrenti scoperti, oggi sono tutti coperti, gli americani, gli inglesi, gli americani con i bombardamenti li hanno tutti fatti saltare, tant'è vero che ancora oggi lo chiamano, anche chi non lo sa perché, si chiama così, il ponte che collegava le due strade, quindi per passare da una strada all'altra, che portava all'ospedale Piemonte, si chiama ancora oggi Ponte Americano, perché loro l'hanno distrutto e poi loro l'hanno ricostruito dopo. Ecco, allora dunque la guerra da Monforte, che è sui peloritani sopra un'ampia fiumara ballata eccetera, e vedevo il mare, si vedeva il mare, quindi non avevo più terrori, non avevo i soprassalti degli urli delle sirene, no? E addirittura la guerra era diventata un gioco d'artificio, perché i bombardieri, si vedeva proprio, adesso non si vede più nella casa dove ero stata accolta, che era la casa di mia madre, no? Ragazza, la sua casa di ragazza. E poi hanno costruito negli anni 60, davanti non si vede più il mare, e si vedeva proprio la punta del Caimano, no? La punta di Milazzo, che ha la forma di un caimano, perché i bombardieri la sera, prima di lanciare le bombe, lanciavano i razzi luminosi, proprio per vedere bene che non andassero a vuoto queste bombe, dovevano colpire le case, dovevano vederle, no? Non li buttavano a mare, li buttavano pure sul porto dove c'era del naviglio ancora. Scusate. Oppresso dal travaglio della notte, non piange, non urla e si dispera nel sonno, sognando di crollare,
e ha il gusto bruciato per troppa sete e velame davanti agli occhi, precipita se non lo stringi alla vita. Venendo dall'esilio non sbrama zampate di memoria, poiché ha tutta questa terra da coltivare e accende fuoco sul ghiaccio, sull'acqua, dappertutto dove è freddo, vertiginosamente abbandonato al lampo che spolpa e scorteccia. Non c'è cautela che basti contro la paura. A 3 anni, quando si apre la prima voragine e sotto i bombardamenti si perde terra e acqua, temo però che quello non fu l'ultimo avviso mandato dal padrone. Nessuno conoscerà mai che male fu avere offeso l'udito. A me, come ad alcuni poeti della mia generazione, che abbiamo vissuto le penurie e il trauma della guerra, è capitato di non pensarci, di ricacciarla, l'orrore, no, vissuto, di ricacciarla nel fondo più fondo, perché avevamo bisogno di guardare avanti, di fare progetti, di non restare inchiodati, fermi coi piedi in quella tensione di terrore che non ti fa spostare. Noi volevamo vivere, e la vita è questo movimento, non questa fissazione su qualcosa che ci ha addolorato o ci addolora. Ecco, e allora le guerre, è soltanto 50 anni dopo, no? Questi fatti ritornano entrano nella scrittura. So bene che quello non fu l'ultimo avviso, l'ho saputo subito, insomma, in un certo modo l'ho capito presto, mandato dal padrone della guerra, no? La guerra. E io penso sempre ai bambini, naturalmente. E soltanto per la prima volta ho scoperto che un potente della terra parla chiaramente contro i venditori di armi, perché i padroni, appunto, vogliono i profitti sempre più alti, i guadagni sempre spaventosamente fuori da qualsiasi misura, e fanno le guerre, finanziano le guerre, gli armamenti e tutto, e vendono le armi. Dico, solo per la prima volta, io, almeno per me, per il mio ricordo, che un potente della terra, Papa Bergoglio, giorni fa, l'ha detto senza peli sulla lingua, ma inascoltato. Temo fortemente. E poi, insomma, quest'occhio che questa vita di paese, di campagna, era fortemente allenato a cercare. A cercare cosa? A esplorare. Si andava per campagne, si camminava ore e ore nelle fiumare, perché non avevamo nessuno. Mia madre aveva un piccolo podere dove... E si andava alla ricerca delle cose, a raccogliere, a scoprire. E io ho imparato a esplorare e riconoscere tutto quello che si poteva mettere in bocca, masticare, inghiottire, senza però frutto d'erba, frutto, filo d'erba, verdura, cioè, senza però perdere mai quell'incanto che sentivo naturalmente per il frutto, il suo colore, per le cose belle che sentivo come doni della natura. La varietà della bellezza e del colore. Temo che allontanandomi un pochino si senta o no, no? Va bene. Insomma, facevamo come noi eravamo tutti organizzati come le formiche. Non è che le formiche sono organizzate come noi, siamo noi che siamo organizzati come le formiche, con la divisione del lavoro preciso,
anche le formiche, no? Fanno gli schiavi come gli umani, e soprattutto facevamo le provviste, perché il problema sempre, e per questo il nord ha sofferto molto di più fame, il sud è stato avvantaggiato in questo senso perché c'aveva questa natura e questi prodotti che gli consentivano di avere delle energie, no? Gli zuccheri, eccetera, e a fare le provviste per l'inverno. E c'è, chissà se qualcuno tra voi ha mai sentito parlare di un frutto che si chiama la pianta il sorbo, o che se l'ha mai visto, perché anche quella è una pianta bellissima. Anche le piante resistono, no? Per vivere, fanno degli sforzi straordinari. Ricordo, perché poi io apro delle parentesi e mi dispiace poi insomma allungo gli discorsi. Per esempio, le mandorle, per vivere e sopravvivere, si sono selezionate da sole, perché la mandorla è velenosa. Il veleno era talmente forte che lentamente è riuscito a selezionarsi come pianta con la mandorla non velenosa. Comunque questo è un altro discorso, ma questo è il discorso che mi interessa, della resistenza nella vita, per la vita e contro la morte. Ecco, le sorbe si raccoglievano sul finire di agosto e tardi primi di settembre. Sono dei grappoli molto belli, hanno un colore giallo paglierino con delle piccole chiazze rosse. Allora si raccoglievano con tutto proprio il grappolo e si faceva quella cosa che in campagna credo che si chiami, come in Lucania, un inserto, da inserere in latino, intrecciare, mentre nella mia lingua si chiama la scocca, che è la corona, e poi si attaccava al muro del balcone perché maturavano, no? E era questa scocca, questa corona di, come c'è la corona di cipolle, eccetera, stava al fresco, coperto dalla pioggia, sul balcone, ed era un gioco, ma era anche il gusto dei bambini che la mattina andavano lì a controllare la maturazione del frutto. E quando diventava marrone, non c'era bisogno di toccarlo, un pochino si raggrinziva, e soprattutto diventava scuro marrone, e quello era maturo. Ed era il boccone fresco nel fresco mattino d'autunno. Leggo un distico tratto da un lungo epicedio e poi un testo inedito, abbastanza recente, mentre il distico appartiene a questa sequenza che si trova nella Tagliola del Disamore, che è del 2005, ed è tratto da questo poemetto, che è appunto un epicedio, che si intitola Più non concilierà Abele e Caino, cioè la madre che teneva insieme tutta la famiglia. Non intreccerà più corone di sorbe e più non scioglie nodi e fiere contorte. E questo è l'inedito. Girò per giorni interi addentrandosi nel bosco finché non scorse i grappoli giallini del sorbo e lo segnò nella sua mappa per tornare a settembre a cogliere i frutti e spargere i semi davanti alla vecchia casa. Ecco, la mia utopia, se tutti i bambini del mondo, di tutto il mondo ormai, no? Perché la globalizzazione purtroppo tocca anche luoghi, riuscissero a salvare una pianta, la biodiversità non morirebbe. E beh, tutto il discorso dell'economia, voglio dire. E sì, ma pensare queste cose non... C'era un altro frutto d'inverno che sì, per questo se qualcuno ne ha
conoscenza, io sarei felice di saperlo, che erano le nespole di inverno, non le nespole di questa stagione, ma un tipo di nespola che maturava al buio, steso nelle cannizze, quelle, le stuoie di canna su cui si asciugavano, si seccavano i fichi, si facevano i fichi secchi, quei fichi secchi che hanno consentito al sud di sopravvivere alla penuria, alla fame, eccetera, eccetera. Ecco, se mai qualcuno di voi l'avesse visto questo frutto, è un albero, no, sono ormai, appartiene alle cose estinte, lo trovi soltanto, ecco, se io dovessi avere, potessi, era un sogno che non ho realizzato, avere un piccolo giardino, ci metterei il nespolo d'inverno, anche quello originario dal Giappone. E poi c'erano anche, come dire, i prodotti che si conservavano nella terra, ma era le cotogne, quelle le conoscete, no? C'è una caratteristica, il latifondo siciliano, sì, c'è stato la storia del latifondo, cominciata con i romani, no? Il granaio di Roma, eccetera, eccetera. Ma la Sicilia è piena di piccoli fazzoletti, si chiamano proprio fazzoletti di terra, che erano i poveretti che avevano un pezzetto di terra dove, che consentiva una sorta di sopravvivenza, andavano a lavorare nei campi degli altri. E il cotogno era la pianta, è un cespuglio quello, tipo una specie di cespuglio, non perché esiste anche l'albero del cotogno, che veniva posta come confine tra i due piccoli pezzetti di terra, per cui i frutti ce l'avevano chi, il proprietario di destra e di sinistra, diciamo per intenderci. Ma è un frutto, l'apposo, come i due precedenti, le sorbe e la nespola d'inverno, ma si raccoglie dall'albero, che è bello, giallo, c'ha questo colore molto, con tutto peloso, no? E, però non matura, non arriva, non si può mangiare, non è commestibile, perché continua a essere l'apposo, l'appare, l'apposo è la parola mia, messinese dell'infanzia, ma è all'appano, no? Che è una parola onomatopeica che prendono tutti, no? Questo sapore che insomma tocca il palato, le labbra, uno non sta anche male, si sente, vabbè, è un'impressione proprio fisica, e difatti è onomatopeico il verbo allappare, e però si fa una cosa meravigliosa che credo sia anche nella tradizione pasticcera di Napoli, si fa la cotognata, quella che si esporta, gli stranieri insomma se la fanno spedire in luoghi lontani, la Sicilia e la Campania ha questa tradizione, ed era una delle cose, ma i benestanti la conoscevano prima della guerra, durante la guerra non c'era lo zucchero, i poveretti non la conoscevano prima, non la potevano fare, avevano le cotogne ma se le mangiavano bollite o cotte nel forno, non la potevano fare prima della guerra, non la potevano fare, non avevano lo zucchero durante la guerra, non avevano lo zucchero neppure dopo la guerra, bisognerà aspettare gli anni 50. Personalmente scoprirò la cotognata che faceva mia madre, e io conservo le formelle, che la conosceva da ragazza perché era di una famiglia benestante. Noi l'abbiamo mangiata, scoperta, negli anni 50 avanzati, non il 51-52. Vi leggo, mi piace leggere questa poesia. Non taglierà più pelose cotogne a pezzi, e tolto il marcio, il verme, non le passerà bollenti al setaccio, prima dell'aggiunta di zucchero, tanto quant'è il peso della polpa. E non verserà la marmellata corposa, schiarita dal limone, nelle formelle di terracotta smaltata, per cagliarla al sole sul balcone di Crabitelli, sotto veli di organza, contro l'arroganza di api, vespe e calabroni. Cagliare è parola latina che in siciliano ha perso la D e significa cuocere al sole, e quindi essiccare, asciugare, proprio le cose
cagliate al sole arrivano proprio a un punto di cottura, perché se noi prendiamo i pomodori secchi fatti al sole, in realtà sono cotti, poi bisogna togliere il sole. Ed è anche, insomma, voglio dire, le api, le vespe, i calabroni sentivano questo profumo di zucchero, anche loro erano impazziti dopo la guerra, gli era mancato, no? Perché la frutta noi bambini gliela portavamo via, perché la raccoglievamo addirittura ancora acerba, quindi soltanto quando c'era un po' di fiore. E c'era un'altra cosa, le carrube, la carruba, l'albero di carruba, la Sicilia è piena di alberi di carruba, ma il carrubo nasce anche in Campania, in Lucania, e appartiene all'area meridionale, arriva anche a Roma, riesce a, magari non arriva a fruttificare su, ma c'è. E la Sicilia era questa grande produttrice di carrube, e durante la guerra la carruba ha avuto un ruolo straordinario. Al nord la conoscevano per la Befana, gli portavano anche dopo la guerra, tra le cose varie che portavano nella calzetta gli mettevano una carruba, perché era una cosa speciale. E in Sicilia si mangiavano le carrupe, perché erano destinati generalmente ai cavalli, ma i cavalli erano stati sequestrati, non c'erano più cavalli. Quelli che erano rimasti un po' azzoppati tiravano un po' di carrubo, un po' di fieno, e poi li ammazzavano, ed era carne da macello per chi poteva comprarselo fuori tessera, insomma, al mercato nero. Ecco, a proposito delle carrube, in prosa questa volta mi piacerebbe leggervi un pezzo che racconta di quegli anni una leggenda rionale, come ci sono le leggende metropolitane, quella era una piccola leggenda del piccolo borgo dove io ho vissuto. La guerra è passata, la città è in macerie e la fame continua. Chi ha energia sufficiente e qualche spicciolo si dà da fare, bonifica i danni delle bombe lì dove sono lievi, aggiusta il tetto, costruisce o trasforma la stalla in spazio abitativo. Così fa Don Peppino, e la stalla, intonacata e imbiancata, diventa la stanza da letto per i suoi quattro figli, senza più uscita sulla strada, ma con una grande finestra che si affaccia sul torrente Portalegna. E del resto loro, i figli, non sono cavalli, e per uscire passano dalla stanza accanto dove dormono i genitori. Con l'arrivo dell'estate le pareti cominciano a scoppiettare e il bell'intonaco fa mostra di piccoli fori che ogni giorno di più si moltiplicano con altrettanti scoppiettii. Viene convocato per un sopralluogo Mastro Ignazio, che aveva affidato l'intonaco a due suoi muratori esperti. Guarda, riflette, ride e apre bocca. Questa stalla era, e tu ci hai lasciato i sacchi di carrube. I muratori avevano fame e si sono mangiate le carrube come i cavalli. I semi non se li sono inghiottiti, li hanno sputati nell'impasto e sono finiti alle pareti. Ora, l'intonaco è perfettamente asciutto e quelli, i semi, spingono per uscire. Nessun mistero, tutto a posto. E meno male che erano carrube. Pensa che buchi che se lasciavi in giro olive. A proposito di carrube, mi sovviene una cosa, credo che si dica ancora oggi, dici, beh, l'oro 18 carati, 24 carati, credo che ancora adesso si
stimi loro, ma che sono sti carati? 18 carati, 24 carati. Carati è il nome arabo dei semi delle carrube che gli arabi avevano adottato come peso di misura, perché sono quasi tutti uguali e sono resistentissimi. Difficile fare germinare un seme di carrubo. Io ho provato, una volta ho avuto la felicità e ho un carrubo piccolo che non... Ecco, per come nei nomi, nel mercato di Baghdad, questo attraverso la fabulistica dalle mille e una notte, eccetera, c'è questo nome, insomma, nei nomi c'è la storia. Carato era al mercato di Baghdad, dove mercati, e carati loro si compra anche prima in Italia e ancora oggi resiste come nome. Poi io vado verso la chiusura, perché però questo l'altro elemento delle povere formiche che facevano appunto le provviste, i fichi d'India, che era un rito straordinario. Lungo le fiumare nascono, questi li conoscete, non vi dico se non, questi alberi straordinari, questi cactus, no? E con questi frutti che fanno bella mostra di sé, con i colori, perché sono rossi, sono gialli, sono bianco ghiaccio, sono colori straordinari. E allora ai primi di settembre bisognava fare la provvista per l'inverno, e quindi si andava lungo le fiumare a raccogliere i fichi d'India, ma mica si raccoglieva uno per uno. E come li conservavi? Poi li rovinavi, no? E allora, no, io non raccoglievo, io guardavo da lontano, mi mettavo lontana, perché le spide del fico d'India nelle zone secche dove non aveva piovuto per 3 mesi volano e si attaccano sulla pelle, che sono peggio che averle in mano. Allora le raccoglievano le donne e i ragazzi, con una divisione molto precisa del lavoro, ma in giro non ce n'erano gli uomini, erano tutti partiti, se n'erano andati in Russia, se n'erano andati in Grecia, se n'erano andati in Africa, in Albania, sì, tutti a fare la guerra, insomma. E allora come si raccoglievano? Si tagliava, cioè avevano, insomma, si difendevano naturalmente dalle spine, si tagliava la pala. Che cos'è la pala? È la pala verde, no? Che in messinese si chiama aciappa di figheria, che è la foglia in realtà, no? La foglia che c'ha tutta fibrosa, poi intere, e a tranci intere si caricavano sull'asino, sulle ceste che portava l'asino, e si portavano al paese dove si conservavano al fresco e all'aria, protette dalla pioggia, e duravano tutto l'inverno. Ecco questa poesia. Più non sbuccerà a mani nude i fichi d'India tenuti al fresco sul balcone. Erano il nostro dolce, il torrone gelato d'inverno, dopo cene di borragine e olive, pecorino e fichi secchi. E insomma, è stata un'esperienza cognitiva, quella che io ho avuto. E il soggetto di quest'altra poesia che leggo è sottinteso, ma ormai è chiaro, è mia madre. Con la pioggia e la canicola, il soleone e la tramontana, ogni giorno dal paese scendeva al podere nella fiumara di Monforte, granaio e orto, frutteto e pollaio. E lì, a Santa Caterina, dove spuntò la prima fertile spiga dell'infanzia di guerra protetta dal Dio degli assediati, che coi piedi scorticati dentro gli zoccoletti giravo tra stoppie e scavavo e grattavo per scovare le cipollose castagnette di terra che, scottate
alla rapida fiammata d'erba secca, sgusciavo e mangiavo. Puro amido, eh? E vorrei ricordare e chiedere se tutti conosciamo la fragranza, il profumo intenso della zagara, cioè dei fiori, degli agrumi. Ma è capitato a qualcuno di sentire il profumo fruttato dei fiori della asparagina? Naturalmente andavo anche per raccogliere asparagi, polloni anche di moro, di rovi, che sono molto buoni per fare le frittate. L'asparagina c'ha dei fiori particolari. Gran benevolenza tra la canna e l'asparagina, che l'abbraccia e punge forte, e il suo fiore in microscopici grappoli bianco-rosati ha profumo fruttato, ma raramente qualcuno se ne accorge. E vorrei chiudere con un fermo immagine: il cerchio fiorito intorno al pozzo, fiorito di dalie, margherite, fresie, gigli bianchi e amaranti. Lì coltivavano per bellezza, per devozione, li portavano in chiesa e soprattutto per portarli al cimitero. L'economia era un'economia di produttori insieme, che insieme erano consumatori. C'era il baratto, non c'era mica il fioraio dove andare a comprare i fiori. Parlo dei paesi, dei villaggi, come oggi anche in quello. Allora la Sicilia era quarto mondo, se l'Italia era terzo mondo, la Sicilia era quarto mondo. Come avviene altrove, dico oggi. E quindi questi fiori soprattutto erano coltivati per portarli al cimitero, perché non si va a mani vuote, non si va a mani vuote neppure al cimitero. Onorare i morti significa non rompere questo filo che c'è forte, che ci lega. E tra i fiori il più adatto, perfetto, era e continuerebbe a essere, se il fiore ci fosse ancora, l'amaranto. Ma amaranto, che molti lo conoscono come cereale, è un cereale su cui hanno investito molto gli Stati Uniti, tant'è vero che in questo momento sfonda nella borsa dei cereali di New York, e moltissime culture sono state avviate in America Latina, dove l'amaranto è originario, come anche in Africa. E beh, tutti gli americani adesso mangiano, fanno colazione con, insomma, lo usano al posto del grano. Ecco, un grosso, insomma, è chiaro quello che voglio dire. Il mio amaranto, che è della stessa famiglia, ma è una varietà, è un fiore, non vedo dall'infanzia. Un fiore con una bella infiorescenza a cresta, eh? Nel nome c'è il colore, così come il colore viene dalla pianta. Dicevo, è perfetto. Perché? Perfetto perché anche quando è secco, quando è morto, sembra vivo. Così come per noi sono sempre vivi. Vivi li pensiamo, vivi li sentiamo, i nostri morti. E sul sigillo di amaranto vorrei chiudere questa chiacchierata. Ho vissuto come una bestia. Ora posso cambiare testa e girarmi in avanti.
e ti inseguo e ti spazzo e nel fuoco ti getto, foglia perdente, acqua corrente, porta via questo male ardente. E stringo il nodo parlato e ho il peso nelle mani, avendo per anni soppesato pane e farina. Ma restituisco le chiavi perché so quanto puzzano quei resti di cui si nutre la memoria tra le trine morbide della sua alcova dopo il risveglio delle mandrie pungolate dagli schiavi, trasportando bolsi, animali nel sogno, carri a vela, volano sui fossi e scimano topinambur e amaranto. Grazie. Grazie, sono molto contenta di essere stata a Napoli. Grazie a voi, grazie.